Gli ultimi appuntamenti di oggi si concludono a Paternò gli eventi legati alla festa di Santa Barbara 2022. La patrona cittadina, dopo 2 anni di stop a causa del Covid, è ritornata in processione per le vie della città con un bagno di folla in ogni angolo della città attraversato dal Fercolo. La nostra emittente televisiva ha seguito alcuni momenti della festa, a cominciare da ieri mattina con una lunga diretta cominciata alle 10 dall'uscita del Fercolo della Patrona dalla chiesa a lei intitolata, fino al raggiungimento poco dopo le 13:30 all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate. Ed ecco i momenti più salienti della festa di ieri mattina. Per ogni persona vale la pena di perdere la vita, dice Gesù nel Vangelo. E perdere la vita per gli altri significa perderla per lui. Santa Barbara ha capito con la sua testimonianza questa verità. Santa Barbara lo ha capito con la sua testimonianza e con la sua intercessione e protezione aiuta anche noi a capire la parola della croce. Carissimi cristiani di Paternò, se noi ci sforziamo di ascoltare e capire il linguaggio di tanti crocifissi, loro ascolteranno la lieta notizia del Vangelo e capiranno il nostro linguaggio, che è il linguaggio dell'amore, e tutti possiamo avere modo di capire quanto bene si può fare. Così la parola della croce diventa parola di gratitudine reciproca. Così sia, cittadini! Viva Santa Barbara! Santa Barbara è cultura, Santa Barbara è folklore, Santa Barbara è storia, Santa Barbara è anche sviluppo. A volte qualcuno è critica di fuoco, diciamo che anche lì c'è gente che lavora, no? C'è delle aziende, c'è ora un'aspettativa dopo 2 anni. Si riparte anche da questo punto di vista, vedo che c'è una città in festa, pienissima in tutte le vie dove siamo passati. La presenza del Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ci ha fatto onore e ci ha inorgoglito. Da cittadino paternese ha festeggiato insieme a noi, la nostra comunità ha accettato alla grande il mio invito e si è dimostrato veramente disponibile nei confronti della nostra comunità. Oggi veramente in un modo meraviglioso festeggiamo la nostra santa, molti bambini, molti ragazzi che si mettono il sacco e seguono la propria santa. Questo è anche grande motivo di fede, di valori, di tradizioni che in questo modo cresce la nostra città. Un suo ricordo di Santa Barbara? Da bambino, piazza Sant'Antonio, i boom. E mia mamma è inginocchiata sul balcone quando passava la santa. La sua famiglia quant'è legata alla patrona? Molto, molto, molto. Una bellissima giornata di sole, inusuale per dicembre. Probabilmente anche un segnale nel voler vedere un minimo di speranza di ritorno alla normalità rispetto agli anni della pandemia. La prima festa che si può fare in maniera assolutamente degna. Siamo contenti che il Presidente del Senato ci sia venuto qui a trovare in visita istituzionale, invitato dal Sindaco Nino Naso, e ci auguriamo che questa giornata possa pian piano farci ritornare alla normalità. Una doppia giornata di festa, perché prima ritorniamo a festeggiare dopo i 3 anni di Covid la nostra amata Santa Barbara, e poi perché il nostro presidente, il presidente Ignazio La Russa, è qui con noi e quindi è una doppia festa. È una giornata che resterà nella storia di Paternò, quella di oggi. Sì, senza dubbio questa è una giornata storica, perché non penso che per la città di Paternò sia facile riavere la seconda carica dello Stato. È una giornata bellissima, storica, perché non va altro che
onorare la nostra santa prima di tutto, ma anche il nostro presidente del Senato, la famiglia La Russa, che per Paternò significano tanto. La festa, come tutte le feste locali, erano cariche di folklore. Paternò questa l'ha perso, ma l'ha perso già negli anni 70-80, no? Per esempio a Sant'Antonio era determinante l'attesa, perché non c'erano solo le bombe che tutti aspettiamo oggi, c'erano i cosiddetti palloni volanti, c'erano delle cose gigantesche in carta che si alzavano, e quindi i bambini e i grandi, man mano che quell'oggetto si alzava, ecco, tutto l'immaginario passava in quei momenti, che erano i momenti dove ognuno di noi altri parla con se stesso e quindi chiede a Santa Barbara o Padre Eterno: io vorrei. Questa cosa non c'è più purtroppo da tanto tempo, però la festa è sentita in un modo spettacolare in questa città. È una festa che si attende, e la fede verso la santa è immensa. Santa Barbara è la riconquista di una fede popolare. Santa Barbara è la santa che viene dall'Oriente, la santa che viene acclamata dal popolo, la santa che libera dalla peste questa città. Ma non dobbiamo dimenticarci che prima di Santa Barbara c'era San Vincenzo, e San Vincenzo è un santo che viene portato dai Moncada, dalla Spagna, quindi probabilmente la popolazione lo accetta fino a un certo punto. Ma questa città è una città che era dedicata a Maria, quindi ha un'altra figura femminile molto forte, per cui Santa Barbara è forse una mediazione, no? Tra il potere dei Moncada e il volere popolare, accompagnato dal monachesimo locale, che è un elemento su cui noi molte volte non ci soffermiamo. I benedettini, i templari, i monaci teutonici di Santa Barbara, il quartiere Santa Barbara, sono i protagonisti di questa avvenuta devozione. E la stessa chiesa di Santa Barbara, dove noi ci troviamo, è in qualche modo l'inizio di questa avventura. Quindi Santa Barbara è veramente il desiderio della città di dedicarsi a questa figura femminile importante. Da quando ero piccolino, proprio come i bambini qui, che accompagniamo anche noi. Quindi una grande tradizione ti lega a Santa Barbara? Da sempre, sì. Come mai? C'è un particolare motivo? Non so, è una cosa che mi ha legato, mi ha colpito già da quando ero piccolino, e ogni anno è devozione per me. Ecco, quest'anno c'è un particolare sentimento, immagino, dopo tanto tempo fermi? Sì, la mancanza si è sentita, perché ogni anno è una grande festa. Quest'anno è ancora più emozionante, infatti io mi sono molto emozionato quando l'ho vista stamattina. Da quanti anni trai nel corpo? Il primo anno. Il primo anno anche con le vesti di Santa Barbara? Sì, è molto emozionante. Quanti anni hai? 9. Io ho 12 anni. È la prima volta per te? Sì, è la primissima volta, infatti è molto un'emozione molto bella. E quanta forza ci stai mettendo? Molta forza, però con la forza di Santa Barbara ce la faremo. Sono sentita chiamata da lei, quindi ho dovuto comunque restare qui. Da quanto tempo sei devota di Santa Barbara? Un anno. Quanti anni hai? 18. E cosa ti aspetti per questa giornata, insomma, il ritorno della processione? Già stamattina mi sono messa a piangere. L'emozione è grandissima. Da quanti anni lei è devoto? 50 anni.